L'intro sul secondo palo allocca la controlla, poi allarga per Parisi. Fantastico! Marco Cristo! Organizzato dalle telecamere! Giornata in Serie E si affrontano le squadre di Gunners e Vecchi Lions. Il match in questa domenica soleggiata si presenta spettacolare e entusiasmante. Le due squadre si posizionano a centrocampo pronte per il saluto con l'arbitro, il signor Nicolella Scuola Vomero, che porta le squadre al saluto. Tutto è pronto, va per il sorteggio. Legami il sorteggio tra le due squadre. Chi lo fa il tocco, giovani? Dai, si scherza adesso una sicura. No, adesso non c'è il po' in faccia. Oh, ragazzi, Federico, quanto tempo? Campo, palla scusate ai Gunners. Il campo andrà invece ai Vecchi Lions. Tutto è pronto per questo match. Arriva il fischio d'inizio. Subito palla dietro per Basile. Gunners manovrano sull'out. C'è il pressing e Miraglia riesce a recuperare palla, a servire anche un compagno. Ancora si gira e prova uno stop Casalini. Va col sombrero servendo Orlandi. Orlandi sull'altro di sinistra, la gamba tesa, c'è fallo. Guadagna, rimessa laterale. Lascia l'incombenza a Basile. Basile tocca per Comparini. Ancora Comparini, va palla a piede. Comparini, ottima uscita di Flores. E poi Orlandi, subito che infila per l'1-0 dei Vecchi Lions. Un contropiede fulminante del solito Comparini, che tocca il portiere che interviene e arriva Orlandi a punire la squadra dei Gunners. Subito 1-0. De Pasca suggerisce per Comparini, ancora Orlandi, cercato il triangolo, ancora Comparini, alto di un soffio, rimessa laterale, subito battuta per Casalini, mamma mia, sfiora il palo la conclusione, il tap-in di Casalini, però per Longo, Longo il dribbling, Longo, ottimo, caro tenuto, interviene, la palla era un po' centrale, ma comunque non più pericolosi, e qui ancora Orlandi stava per approfittare. Palla ancora per portiere Flores, prova il rinvio, perde palla, Miraglia il destro, ottimo di Longo e ancora una volta miracoloso, caro tenuto. Pedace la battuta di questa rimessa laterale, Pedace dentro per Longo di testa e c'è gol! Longo prima di testa trova la traversa, poi si gira e buca e il pareggio 1-1 per i Gunners. Situazione di parità, c'è da dire comunque meritata per... la fase propositiva dei giocatori Maia Rossa e Bianca di questi ultimi minuti. Dribbling su Longo, serve Comparini, Comparini spara la porta, si gira Comparini, entra in area, un rimpallo favorisce Comparini, una serie di rimpalli lo favorisce, ma comunque il vero attaccante si vede anche in queste situazioni e i Vecchi Lions ripristinano la situazione di vantaggio 2-1, quindi il punteggio. Battuta per i Gunners. Partita ancora una volta in salita adesso per gli uomini di un pallonetto dentro dopo la deviazione di Miraglia di testa.
Ancora trovato Casalini solo, Casalini il destro, Casalini! Non perdona, trova il diagonale vincente che si incastra nell'angolino basso, il 3-1, ancora partita più in discesa per i vecchi Lions, adesso vedremo la reazione dei Gunners. Miraglia ruba palla alla sinistra, serve Casalini, Casalini il diagonale, salva sulla linea Annicchiarico, provvidenziale in questa occasione Annicchiarico, il portiere l'ha battuto. Verone e poi Comparini, il destro contrato, e finisce qui il primo tempo, 3-1 per i vecchi Lions. Riparte il secondo tempo, ricordiamo il parziale di 3-1 tra Gunners e vecchi Lions, conduce la squadra di Miraglia. Quando vediamo lo stesso Miraglia che serve Casalini, se ne va, serve Orlandi ancora, perde palla su Basile, Basile se ne va, prova l'imbucata per un compagno, la palla danza sull'out sinistra, gioca la terra, calcio di rigore per i Gunners. Ma Basile col destro prende la traversa piena, la palla rimbalza ma poi non arriva, ancora Pedace, spara la porta, serve Orlandi ancora, Comparini il destro, non trova lo specchio dei pali, difeso da Flores, davvero esce di poco, ma quest'oggi Comparini non sembra in piena vena realizzativa. Guadagna rimessa laterale, forse non aveva capito De Pasqua che invece adesso Pedace col destro, Pedace, cosa si divora qui Pedace, davvero solo lui alla porta, anche a gioco chiuso ha segnato un gol simile ieri. Ancora l'intervento ottimo di Annicchiarico che fa ripartire Vitucci, Vitucci, Vitucci ancora segnato sulla destra, tocca per Merone, prova lo scambio, 1-2 e arriva il gol, mamma mia Vitucci, sembrava persa la palla, invece riesce ad approfittare andando sull'out di sinistra e firmando un attimo gol che accorcia le distanze, adesso è un punteggio di 3-2, davvero tutto è consentito. Basile ancora se ne va, Basile serve Vitucci, 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 Vitucci in destro, ottimo l'intervento di piede di Caro Tenuto, ancora Vitucci va dentro e questa volta blocca senza problemi. Dei Gunners con Vitucci che batte dentro e poi sul primo palo arriva Basile, stava per approfittare di una frittata combinata alla difesa dei vecchi Lions ma non riesce a trovare lo specchio, troppo. La battuta di questa rimessa laterale incaricata da Vitucci, la difesa mette fuori ancora Longo, si gira Longo, provvidenziale Castro, Caro Tenuto, calcio d'angolo ancora per Merone, mette fuori per Vitucci il destro, non trova il giro giusto e va a finire addirittura in rimessa laterale. Comunque Landi, Annicchiarico ci mette una festa, ancora Miraglia ruba palla, fa il dribbling, ancora una volta se ne va Miraglia, serve Comparini, 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 la palla entra, Comparini riesce a segnare il gol del 4-2 che chiude i giochi, la vittoria per i vecchi Lions. Chiudiamo qui il nostro collegamento, eccoci con Orlandi e Merone, i migliori in campo nel match che la squadra dei vecchi Lions ha vinto per 4-2 contro i Gunners, quindi il nostro difensore è stato scelto per comunque aver condotto una partita di resistenza agli attacchi avversari e aver guidato bene la difesa. Dici due parole su questo match. Abbiamo fatto una bella partita anche se abbiamo perso, però gli offro gli spunti, capito? Erano molto più grandi di noi, però sono usciti anche se abbiamo perso. Bravo. E invece dici due parole tu, Orlandi? No, nel primo tempo abbiamo giocato bene, poi nel secondo tempo abbiamo un po' sofferto, poi abbiamo trovato la rete del 4-2. Va bene, allora ringraziamo i due protagonisti e facciamo un in bocca al lupo a ambo le squadre. Alla prossima. Bene, bene, per play.